Buongiorno e benvenuti su questo canale. Oggi vogliamo sentire questa chitarra, una Fender Malmsteen, una bellissima chitarra scaloped. Parlare un attimo del discorso scaloped, perché ci sono tantissimi vantaggi. Può essere molto utile sia per suonare, perché è una bella chitarra con un suono bellissimo, sia per alleggerire la mano, il tocco, perché a volte schiacciare troppo sui tasti ci porta a rallentare, quindi la mano è come incollata sul manico, invece dovrebbe essere molto leggera. Con questo tipo di chitarra cosa succede? Che se schiacci troppo, per esempio ora suono un re, questo è un re normale, se io schiaccio leggermente di più, senti? Perché? Perché sotto il tasto è vuoto. Ma prima di partire, entrare nel vivo di questo discorso, che sarà molto interessante e ti permetterà di acquisire più scioltezza e più velocità sul manico della chitarra ed anche più precisione, e questa chitarra è il termometro di quanto schiacci. Adesso faccio il bending, la porto in mi. Sono in mi. Vedi, se io adesso vado a schiacciare di più, adesso schiaccio di più, cosa vuol dire? Che il dito non sta toccando sul legno sottostante. Quindi, secondo il mio modesto parere, la chitarra scaloped ti educa molto l'orecchio. Ti educa molto l'orecchio a sentire i bending, quindi magari non avrai bisogno di questo. Anche se una volta tanto provare non costa niente, ti piazzi un accordatore. Vantaggi, secondo me, di provare almeno una scaloped sono più leggerezza sui tasti, quindi sto molto incollato, schiaccio molto, riduco la velocità. Se invece sono vicino al tasto, perché stare lontano me lo fa suonare meno, mi riduce la velocità. Vediamolo col suono distorto. Se io lego, vediamo una frasettina di Paul Gilbert con questa e con la Fender Malmsteen. Andiamo a vederla con... Andiamo a vederla con i power chord. Se io schiaccio per esempio Do, provo a schiacciare leggermente di più. Prova a tenerlo premuto. Qua sta crescendo quasi di mezzo tono, senti? Cambia anche più di mezzo tono se schiacci troppo. Vediamolo su una nota. Cresce più di mezzo tono. I pick up di questa chitarra sono fatti sempre dalla Jotler Custom Service e sono i Jim, quindi hanno ricreato appunto questi pick up del ponte originale Fender e appunto meccaniche Fender autobloccanti. Il manico è un Fender All Park. Bene, Fender All Park è un manico fatto su licenza della Fender secondo le specifiche della Fender, e questo è firmato anche sul manico. Tieni presente che io sono una persona entusiasta, no? E cerco di trasmettere questo entusiasmo. Non è che vada bene proprio sempre, proprio per tutti, quindi fai le tue valutazioni. Io sono un insegnante di chitarra, però quando esco dalla scuola
divento un allievo, perché comunque mi piace comunque sempre imparare, condividere, e considero YouTube come dire un posto dove ci sono degli amici per condividere le cose. È indispensabile questa chitarra? Per me lo è stato. Per un altro potrebbe non essere indispensabile. È indispensabile avere chitarre buone? Per me sì. Da quando ho comprato inizialmente una bella chitarra Fender, mi sono fermato per anni e ho suonato quella chitarra acustica. Ho comprato una chitarra per risparmiare, ho speso tipo 150.000 lire che sono paragonabili ai 150 euro di adesso, e poi continuavo a cambiarle, non ero mai soddisfatto, eccetera eccetera, finché poi ho preso una Martin una trentina di anni fa e ce l'ho ancora. Beh, secondo me suona meglio la Fender Malmsteen originale, o quella fatta comunque con pezzi Fender e componenti originali Fender, però fatta magari da un custom service, eccetera eccetera. E secondo me, insomma, l'originale è l'originale, e se non altro per una questione psicologica suona meglio. Forse il manico, anzi sicuramente il manico è un po' più liscio. Lo senti al tatto la vernice, e anche questo nella chitarra è una cosa importante. Poi, per avere una scalopel, come si può fare in poche parole? Un altro degli obiettivi che devo discutere in questo video. Ci sono molte possibilità. O prendi una chitarra, quella proprio da spendere meno di tutto, no? Rischiando di fare una cosa schifosa, però magari invece funziona. Prendi una chitarra vecchia che comunque ti va bene, però il manico magari è un po' rovinato, il legno, eccetera, eccetera. Tiri via le corde, o la porti da un litaio che con una lima praticamente va a fare un incavo tra un tasto e l'altro, ma alcuni se lo fanno anche personalmente, mettono il nastro sul tasto, coprono circa mezzo centimetro in più per parte, con una lima arrotondata praticamente vanno a limare i tasti. Alcuni limano anche solo determinati tasti, tipo quelli, non so, più avanti dal settimo in giù, perché magari pensano di fare tanti bending, e quindi un modo proprio economicissimo, che io però non ho voluto cimentarmi, perché sicuramente avrei distrutto il manico, avrei fatto una cosa inguardabile, mi sarei piantato schegge nelle dita, eccetera eccetera. Però c'è chi lo fa e riesce a farlo. Non è, mi dicono, un lavoro difficile più di tanto, quindi se hai un manico che non ti serve, vuoi cimentarti, provare a fare questa operazione, si può limare, oppure lo puoi far fare da un liutaio. Altra soluzione è provare a farsi mandare da qualcuno, trovare un manico della Fender All Park scalopel, ma non se ne trovano molti, però insomma cercandolo, e svitare le viti che ci sono qua dietro e montarlo. È un'operazione molto semplice, basta togliere le corde come quando le cambi e mollare le viti. Se poi vai da un liutaio è sempre meglio, e controllare che queste viti, se hai una chitarra di un certo tipo, siano delle buone viti, perché comunque da queste viti, come spiegavo prima, il suono viene trasmesso tra il corpo e il manico, quindi sono importantissime. Io non avrei mai pensato, ma appunto la chitarra di Ovidio che ti ho fatto vedere, dico di Ovidio per dire, che mi ha fornito lui i pezzi, è cambiata dal giorno alla notte, sostituendo appunto le viti con le originali. Quindi mi ha fatto piacere parlare un pochino di chitarre, parti di chitarre, assemblamenti, eccetera eccetera. È inutile dire che nella chitarra elettrica i pick-up sono la parte fondamentale, sono il motore della chitarra. Alcuni sostituiscono i pick-up, magari su una chitarra da 100 euro mettono dei pick-up di una Fender che costa 3.000 euro. Apparentemente il suono somiglia, però il suono è generato anche dal legno, è generato da tante cose. Sicuramente si va a migliorare, ma di questi discorsi ne vorrei parlare in altri video specifici, magari anche con degli esperti, e magari chiedere il parere, e chiedere anche il parere a qualche amico che ha fatto qualcosa, qualche rozzata, qualche raffanata, qualcosa di una certa ruvidezza, come dice il Canavacciuolo. E quindi mi piacerebbe approfondire un po' questi argomenti, perché a volte è anche bello sistemarsi una chitarra, magari non si hanno da investire molti soldi. Mi ricordo io quando ho iniziato, la prima chitarra costava 50.000 lire, parlo di più di 30,
di 40 anni fa. E quando ho messo via i soldi, sono andato per comprarla, era aumentata a 59.000 lire. Quindi immagina un ragazzino, so che chi comincia magari anche 10 euro, 50 euro possono fare la differenza, e a volte si possono trovare dei compromessi che funzionano bene. E parleremo un po' di questi argomenti. Se vorrai darmi un tuo commento, la cosa che mi interessa di più, se hai provato la chitarra Scalopel, il 90% sicuramente la denigrerà immediatamente, per il fatto che, come ha schiacciato sui tasti, non si trovava. Ma è come se io metto le lenti progressive, non so, il mio bassista, per dire, è andato, ha preso le lenti progressive, le hanno fatte, le ha provate 5 secondi, ha fatto così, no, non fanno per me, riprenditele e prendo una lente monofocale. Io personalmente ho messo la progressiva, ci ho messo 10 minuti a abituarmi, a spostarmi, eccetera, eccetera. Adesso è come non avere gli occhiali, cioè in qualsiasi situazione si vede bene. Uguale, secondo me, la chitarra Scalopel, i primi 10 minuti ti creerà dei problemi perché non si è abituati, però secondo me è una bella cosa. Ripeto, non sto pubblicizzando nulla, non mi entra un euro di tutto questo discorso che ho fatto, e quindi valuta tu. Non prendere per oro colato quello che dico, perché quello che per me va bene, per un altro può andare meno bene. Allora, spero che il video ti sia piaciuto, lasciami un like, iscriviti al canale e buona musica.